Salve a tutti, benvenuti all'ottava puntata di Ligactea Sport TV. Siamo in, come di consueto, in compagnia di Marco. Ciao Marco. Ciao Alessia, ciao a tutti. E il nostro veterano ospite, il nostro Fabio Boga. Ciao Fabio. Ciao Alessia, ciao Marco. Per BS Gioielli. Allora, andiamo a vedere subito cosa è successo in questa terza giornata della seconda fase del nostro torneo. Allora, incominciamo come di consueto dal girone A. Le partite sono state quelle tra Chiosco Aquileia e Karma, finita sul 4-6, e Andrea Manera Parrucchieri contro Trattoria Achille, conclusasi 5-10. Marco, dici com'è andata? Allora, ciao Alessia, ciao a tutti per la seconda volta. Come dire, bella vittoria in rimonta e poi finita in goleata per la Trattoria Achille, ricordiamo, ex Consolo Team. Appunto con questa vittoria salgono in testa alla classifica con 5 punti. Vittoria in verità un po' bugiarda, perché il primo tempo, bella partita da sottolineare, però il primo tempo è abbastanza equilibrato. Poi nella ripresa Cirilliano e compagni sono un po' calati, diciamo, dal punto di vista fisico, ma forse più che altro anche mentale. Nel finale Consolo e compagni hanno dilagato. Beh, altra bella partita è quella disputata tra Karma e Chiosco Aquileia. Nelle file di Karma faceva la prima presenza il bomber Litteri, che scendendo di categoria, perché ricordiamo viene dalla serie cadetta, si è trasportato appunto qui a Ligactea realizzando 4 dei 6 gol, facendo valere e notare tutto il bagaglio tecnico che ha. Nonostante ciò, comunque Chiosco Aquileia come sempre ha fatto la sua bella figura, come già dall'inizio campionato, però stavolta i 3 punti, diciamo, li ha lasciati strada facendo. Comunque bella prestazione per il bomber Pecorini, sempre autore di una rete, ricordiamolo, e sempre più in testa alla classifica capocannonieri. Perfetto, andiamo a vedere la classifica. Troviamo Trattoria Achille con 5 punti, Karma con 4 punti, Andrea Manera Parrucchieri a 3 punti, Chiosco Aquileia 1 punto. Per quanto riguarda il girone B, le partite dovevano essere Regalbutiana contro il Bona, Blue River e S Informatica, ma sono state entrambe rinviate. Per quanto riguarda la classifica, abbiamo il Bona 6 punti, Blue River 3 punti, Regalbutiana 1 punto, insieme a S Informatica sempre a 1 punto. Per quanto riguarda il girone C, Officina Planet 365 contro Inter 6-4, Star Betting contro BS Gioielli, la squadra del nostro ospite, si è conclusa sul 2-4. Raccontaci Marco. Allora, iniziamo parlando della partita del qui presente Fabio. Appunto, dopo la brutta prestazione sottolineata più volte nella scorsa partita, finalmente ritrovano quantomeno la cattiveria agonistica, infatti riescono per tale ragione a vincere, a imporsi per 4-2 contro Starbet 365. Starbetting che nelle ultime partite pare un po' rimaneggiata sia dal punto di vista degli uomini ma anche proprio di mentalità, perché ricordiamo ha perso le ultime 3 partite andando a memoria, quindi anche loro stanno soffrendo, non si sa, non si capisce bene per quale motivo stanno avendo pure loro un calo. Altra bella partita, quella fra Officina Planet 365 e Inter, partita diciamo abbastanza accesa sin dall'inizio, perché al gol dell'Inter nelle prime battute e ha risposto Barbagallo su calcio di rigore che comunque sia, a parte portare in pareggio la squadra di Lanzafame, è stato il via per quanto riguarda, diciamo, il fatto che si è accesa la partita. Infatti a quel rigore in poi ci sono state sia più da parte dell'Inter comunque ricriminazioni sull'arbitraggio, ma anche da parte dell'Officina 365. Fatto sta che comunque, anche se la partita è stata bella, sicuramente è stata viziata un po' dalla mentele e anche dall'arbitraggio. Fatto sta che comunque Planet 365 conquista l'ennesima vittoria balzando in testa al proprio raggruppamento. Perfetto. Per quanto riguarda invece il girone D, abbiamo Acireale contro i Poeti FC 3-0, gli Intoccabili contro Rosalpe Viaggi 4-6. Come sono andate queste partite? Iniziamo per questo girone parlando della Rosalpe Viaggi. Rosalpe Viaggi che ritrova la vittoria, appunto si impone per 6-4 contro gli Intoccabili. Partita già che si è archiviata nel primo tempo, infatti Rosalpe ha chiuso la prima fazione di gioco sul risultato di 4-1. Nella ripresa un po' i ritmi sono calati, la Rosalpe Viaggi si era sicuramente adagiata un po', facendo sì che gli Intoccabili sono riusciti a trovare le due reti accorciando il divario. Poi alla fine della partita comunque
là il gol dei fratelli Piuma ha fissato il punteggio sul 6-4. L'altra partita invece è quella tra Cirale e poi è analizzata in questo modo. È vero che la Cirale ha vinto il solo di 3-0, però va spiegato anche come. I poeti, inspiegabilmente, o meglio, l'unica spiegazione siamo noi, poi avremo modo comunque di dibatterne con i diretti interessati, si sono rifiutati di giocare il match essendo in sei in Quindi è campo. stata una vittoria a tavolino. Sì, diciamo vittoria a tavolino, però proprio per rinuncia da parte dei componenti dei poeti che, essendo in inferiorità numerica, hanno deciso appunto di non giocarla e dare la partita vinta. Quindi così facendo la Cirale è riuscita a guadagnare questi 3 punti senza neppure dover sudarsela la partita. E in un girone che appare abbastanza equilibrato perché alle 3 vittorie dei poeti ora si somma questi 3 punti della Cirale, quindi ai poeti a pari punti con appunto con la Cirale e Rosal Peviaggi dietro cercando ancora la qualificazione per la fase finale. Perfetto, andiamo a vedere le classifiche. Per quanto riguarda il girone C, abbiamo Officina Planet 365 a 7 punti, Inter 6 punti, BS Gioielli 4 punti e Star Betting 0 punti. Mentre per quanto riguarda il girone D, abbiamo Acireale a 9 punti, i Poeti 6 punti, Rosal Peviaggi 3 punti e gli Intoccabili a 0 punti. Andiamo a vedere adesso cosa è successo per quanto riguarda l'Actea Cup. Dunque, il girone 1. Le partite disputate sono state quelle tra Polite Piscine e Team 4, conclusasi sul 6-3, mentre Eurobet & Cor contro 40 gradi 3-9. Marco, parlaci di queste partite. Iniziamo subito con la partita disputata tra Polytech Piscina e Team Mucchi 4. Team Mucchi 4 che ricordiamo è subentrata, ha cambiato in corso al posto di Ottica Ventura. Appunto hanno recuperato la prima partita in un match infrasettimanale pareggiando per 1-1 contro Eurobet Encore e quest'oggi hanno perso appunto come hai detto tu per 6-3 contro i veterani di Polytech Piscina. L'altra partita del girone appunto era 40 gradi contro Eurobet Encore. 40 gradi che mi preme sottolineare hanno avuto un'evoluzione perché ricordiamo che hanno chiuso a 0 punti il girone di qualificazione, ma che in questa Europa Cup si sono davvero ritrovati dando il meglio, il meglio. Appunto seconda partita consecutiva e appunto ancora hanno una partita da recuperare appunto contro la neo entrata, ricordiamo Team Mucchi 4. Perfetto, andiamo a vedere allora la classifica per quanto riguarda questo primo girone. Abbiamo 40 gradi 6 punti, Eurobet Encore 4 punti, Polytech Piscine 3 punti, Team 4 1 punto. Invece il girone 2. Dunque, le partite disputate sono state Perfect SOSPC 5-3 e poi da Danilo contro PSG che è stata rinviata per problemi tecnici. Com'è andata questa partita? Allora, analizziamo infatti l'unica partita del girone, appunto quella tra Perfect e SOSPC. Partita che ha visto guadagnare 3 punti Perfect, che con questa vittoria guadagnano al primo posto l'SOSPC. Partita abbastanza bella per quanto riguarda, cioè per quello che hanno fatto vedere delle due squadre. Al vantaggio di Stefano dell'SSPC risponde con una doppietta il capitano Di Bella, per poi sempre l'SSPC agguantare il pareggio, sempre nel primo tempo causa un autogol di Napoli. Nella ripresa passa nuovamente in vantaggio l'SSPC, ma alla fine è proprio Di Bella e compagni a averne fuori, grazie anche alla doppietta di Fabio Napoli. E quindi, come abbiamo detto poc'anzi, con questa vittoria balzano entrambe il Perfect insieme a SSPC al primo posto del proprio raggruppamento. Esatto, la classifica infatti è Perfect SOSPC con 6 punti entrambe al primo posto e poi seguono PSG e Da Danilo con una partita in meno a 0 punti. Perfetto, prima di parlare con il nostro ospite Fabio Boga, vi vorrei presentare un'iniziativa promossa dal nostro sponsor Bruneuronics e l'iniziativa è il World Cup Village che si terrà presso il Centro Sicilia nei giorni di venerdì 20 e sabato 21 giugno. È un torneo gratuito e si concorrerà alla vittoria di 4 splendidi premi, PS4, Xbox One e PS Vita, scusate, 3 premi per i 4 finalisti e l'iscrizione è
come dicevo, gratuita. E inoltre, durante l'iniziativa avrete modo di poter assistere alla partita tra Italia-Costa Rica il 20 giugno dalle ore 18 con una proiezione nei nostri maxi schermi. Quindi vi invito a presentarvi in numerosi. Potete tranquillamente mandare all'indirizzo email he.centrosicilia.chiocciolabruno.it e il vostro nome, cognome e documento di identità, oppure recarvi direttamente presso il punto vendita. Grazie mille ancora al nostro sponsor. Allora, è arrivato il momento di parlare col nostro Fabio, ormai una nostra vecchia conoscenza. Allora, raccontaci un attimo come sta procedendo questa tua esperienza al nostro torneo. Ciao Alessia, che dire, il torneo procede bene, anche perché, ti ripeto, è un grandissimo torneo, un torneo fatto, la maggior parte siamo tutti amici, anche se giochiamo in squadre diverse. Quindi procede bene. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà durante il girone della Champions, perché forse abbiamo peccato con un po' di prosopopea. Abbiamo messo sotto gambe alcune squadre che pensavamo di poter battere grazie alla nostra esperienza e grazie alla qualità tecnica di alcuni miei compagni. Noi partiamo con un pareggio che è stato pesante. Da là abbiamo passato un'altra settimana con una sconfitta contro l'Inter, se non erro. Abbiamo perso anche in maniera brutta 4-1, e là purtroppo c'è stato un calo di prestanza fisica, è stato un calo anche mentale, e l'atteggiamento, come dal primo minuto che siamo entrati nel rettangolo di gioco, è stato veramente sbagliato. Non c'era il nostro portierone Manuel, mancava Dario, mancavano degli elementi che comunque per noi sono importanti, ma non solo per le loro caratteristiche tecniche e i loro tiri magistrali o le loro grandi iniziative, ma perché comunque noi siamo una squadra fondata e basata sull'armonia. Abbiamo creato noi un'armonia in amicizia, quell'armonia che ti permette magari molte volte di superare squadre tecnicamente più forti. Quindi è proprio quell'armonia, magari ci conosciamo da tanto tempo, e poi magari a me può mancare il gol, può mancare la doppietta, la tripletta, e magari qualcuno può prendere il gol in maniera un po' più rocambolesca, capita. Cerchiamo di andare avanti sempre con quella mentalità di recuperare tutti gli infortunati, o comunque per esempio Manuel sono, se non erro, quattro partite. Sì, già quattro partite saltate. Quattro partite che è saltato a causa di uno strappo. E che notizia abbiamo in merito? Guarda, doveva venire a vedere la partita, quindi già Manuel, per tornare a vedere la partita, vuol dire che è proprio nella fase finale del recupero. E poi c'è Massimo Maugeri, che poi, ti ripeto, essendo un po' più grandi rispetto agli altri, molti di noi hanno impegni familiari. Io questa volta non ho detto nulla in merito. L'ho detto io. Ringrazio. Grazie adesso. Figurati. Grazie Marco, e anche tu. Almeno fino adesso. No, quindi Massimo per esempio sta per partorire sua moglie, quindi comunque un grossissimo augurio, un grossissimo in bocca al lupo. Tantissimi. Ci accodiamo auguri. Anche noi. Grazie. E quindi molti dei nostri, essendo comunque un'età più avanzata, hanno impegni lavorativi e familiari, ecco. Quindi speriamo di recuperare tutta la rosa titolare, e aspettiamo con grande ritorno anche il nostro Dario Pellegrino, che al momento non può venire a giocare per altri impegni. E che dire, io vorrei continuare questo percorso, ti ripeto, puoi anche perdere, ma con la mentalità giusta, con la testa giusta, con l'educazione, il rispetto e il fair play che abbiamo sempre dimostrato in campo. Purtroppo qualche altra partita, in qualche altro caso, non è stato così, però penso che alla fine, ripeto, il Ligattea è sempre è sinonimo di fair play e di qualità. Ecco, questo è quello che penso. Perfetto, magari con l'aiuto di Marco andiamo ad analizzare un attimo l'ultima partita, che si è conclusa contro Serbetting sul 2-4, quindi avete vinto con uno scarto di due gol. Com'è andata? Volevo comunque fare i complimenti a Fabio per l'analisi precisa e puntuale che ha fatto, perché comunque ascolto tanto il tuo TG, quindi sono... Ah, grazie, no, allora questo sicuramente
Se lo ascolti, sai che la scorsa puntata cioè, vi ho in certo qual modo tirato le orecchie, perché è vero, si può, come hai detto tu, si può perdere, si può vincere, però proprio la scorsa partita vi è mancata quella tranquillità, come hai ben detto tu, che vi contraddistingue fino adesso. Mentre per cui, ecco, volendo essere un po' cattivino, visto che come ho detto prima oggi ancora sono stato buono, analizziamo la tua di prestazione, perché se all'inizio eri stata la reale novità, diciamo, di questo torneo, perché eri lì a dividerti il podio con il bomber Pecorini, ultimamente ti stai un po' nascondendoci dalla zona gol. Ricordo la prima volta che ci siamo visti che c'era una sorta di dieta che ti aveva fatto il mister Coppa per andare bene sotto porta. Qualche problema, qualche intoppo con questa dieta? Spiegaci, cosa è dovuto questo calo? Problemi amorosi? Lavorativi? L'età che avanza? No, sai cosa? Eccola! Legati? L'età che avanza. Ah, l'età che avanza. Sono passati già 2 mesi e la tua età comunque incidono. Questo è anche vero. No, guarda, ho tagliato i capelli, quindi un po' come Sansone. Come Sansone, no? Ah, a studiare. A studiare, sì, preparato, preparato. È un po' come Sansone. No, è successo questo, che è normale che dopo circa un mesetto che è iniziato il torneo magari hai qualche acciacchi in più, perché ti ripeto, io sono uno di quei giocatori che entra in campo e dà l'anima, quindi non si risparmia, corre su ogni palla, lotta, perde la palla, contro, in qualsiasi modo io vado sempre al massimo. Ma contro l'artrite reumatoide non si può fare nulla. Questo è anche vero. Non so, magari la prossima volta, se ci vuoi, potete fare venire, intervenire un'autoambulanza, qualche medico magari. Nel nostro staff abbiamo delle infermiere, delle dottoresse pronte a qualsiasi intervento, quindi da questo punto di vista puoi stare tranquillo. Beh, tu, secondo me non dovevi dirlo. E chiunque partecipa al nostro torneo, quindi da questo punto di vista siamo coperti. Come sempre, di gatte non fa mancare nulla. Non fa mancare nulla. Di ferro, Boga. Perfetto. No, cosa dire? Quindi sono, ti ripeto, essendo un ragazzo che dà il massimo quando entra in campo, è normale che il muscolo, non giocando più quelle 4-5 volte a settimana e facendo determinati tipi di allenamenti, magari ne subisce qualche stress in più. I tempi di recupero sono diversi. Io alla quarta partita ho iniziato ad avere un affaticamento a bicipite femorale. Giocai lo stesso compensando con l'altra gamba e quindi è arrivato sull'altra gamba. E quindi giocando sempre e non curandomi, soprattutto, è normale che arrivi anche mentalmente, entri in campo con uno spirito diverso. Poi magari ci sta, vedi l'andazzo della partita, vedi un pochettino l'atteggiamento e la palla magari non ti arriva quanto ti dovrebbe arrivare. Perché io sono convinto sempre una cosa: su 10 palle che ti arrivano, magari ne puoi sbagliare 6, ma 4 le metti dentro. Se ti dovesse arrivare 3 palle, ci può stare che sbagli anche 2 gol. Ecco, questo è quello che penso. Però ti ripeto, il mio obiettivo non è fare 20-30 gol. L'importante è vincere, l'importante è che segniamo. C'è Gigi che ti segna pure dalla porta, quindi per noi è una garanzia. No, ma infatti mi dai anche là per quest'altra, sì, domanda, perché quindi mi stai confermando che è più un problema fisico o personale, perché a me mi era apparso, anche vedendo che il tuo calo di rendimento sotto rete, non diciamo l'apporto alla squadra, che in effetti pretendo precisare come tu dai anima e corpo per la squadra, sembrerebbe coincidere con l'innesto di Gigi, perché quello Gigi Marchese è venuto, ha cambiato e iniziato, e sembra che da quando ci sia lui, cioè da quando vi dividete la fascia di campo insieme, ti arrivano, come hai detto tu, meno palloni, e forse anche questo, cioè non so, perché a noi era parso più questo che un calo tuo fisico, che poi tu qua ci hai spiegato un po'. Guarda, Gigi, oltre a essere un amico, ho riscoperto di avere un grandissimo calciatore, è veramente un ragazzo umile, è un ragazzo che ti dà l'anima. Ti ripeto, lui lo trovi ovunque, tira ovunque, e molti assist me li ha fatti anche lui, quindi non potrei mai seccarmi o arrabbiarmi con Gigi se non mi passa la palla davanti alla porta, perché comunque quando tira è gol, quindi a me interessa vincere, ma divertirmi e vincere. Poi è normale, figurati, guarda, ti dico anche questa cosa qua, nell'ultima partita, che comunque stavamo rischiando, perché siamo andati in vantaggio sul 2-0, se non erro, poi c'è stato il 2-2, no, o 2-1, 3-1, 3-2, sì, e poi abbiamo Gigi, se non erro, ha concluso col 4-2.
Gigi è venuto da me e dice: Fabio, entra in campo. Quindi ti ripeto, non c'è messa tra di noi, non ci sono queste cose. È vero quello che dici, ma per un semplice motivo, perché comunque Gigi è un calciatore in attivo, quindi poi comunque ha una tecnica, un'eleganza, una qualità altissima, e va bene così che lui possa oscurare me come calciatore, ma l'importante è che la squadra vinca, divertendosi. Se non mi dovessi divertire più, penso che verrebbe meno il spirito di partecipazione a questo torneo. Ti ripeto, a me fa piacere entrare in campo e vivere la squadra, ecco, questo qua sì. E ora, andando a pensare anche alla partita successiva, che vi vedrà contrapposti nuovamente, perché già siamo alla prima di ritorno, contro Officina Planet 365, ricordando anche come si è conclusa la prima partita, quelle cose ti senti, diciamo, di dire, nel senso, come vedi questa partita? Perché ricordiamo un po' rapidamente, all'andata avete pareggiato 4-4, non demeritando, perché eravate in vantaggio per 4-2 e poi vi siete fatti recuperare nel finale. Appunto, come forse l'unico pecca che avete, già detto anche l'altra volta, è proprio questo, nella parte finale è mollato un po', perché come tu stavi rischiando anche nell'ultima partita. Quindi avete forse quel calo di concentrazione fisica, non so, alla fine. Ma soprattutto, memore dell'andata. Come vi approcciate a questo incontro? Guarda, io penso che il miglior approccio che tu puoi avere è scendere in campo comunque con l'intenzione di vincere, in maniera sempre onesta e con tanto fair play, perché ti ripeto, lo sport per me è luogo di aggregazione, è luogo di tutto, proprio in maniera pulita. Loro sono un'ottimissima squadra. Hanno degli elementi straordinari, tutti non ex calciatori, ma sono tutti calciatori di categoria, chi è arrivato un po' più in alto, chi comunque si è fermato, ma sempre di livello. E anche loro giocano da molto tempo, se non erro anche in altri tornei, molti di loro giocano, la maggior parte è quella. Giocano insieme. Ti ripeto, l'approccio è proprio quello di non lasciare nulla al caso, cioè di entrare con l'intenzione giusta, di entrare con le posizioni giuste. Ognuno di noi deve fare il suo nei propri, quanto saranno a testa? Propri 10 metri quadri, per dire, ecco, all'incirca lavorare su quella zona. Poi ti ripeto, puoi anche perdere, perché loro, con loro si può perdere. Noi eravamo passati in vantaggio sul 4-4, sul 4-2. Poi abbiamo pareggiato negli ultimi forse 10 minuti, ma forse anche qualcosina in meno, abbiamo pareggiato 4-4. Quindi comunque era una partita, è stata un po' anche nervosa a causa di una punizione, insomma c'è stato qualche problema. Ti ripeto, poi alla fine, essendo tutti amici e capendo anche lo spirito della gara, di solito, ma anche perché ci sta che in campo qualche decisione dell'arbitro non si prende bene, ma poi l'importante è che usciti fuori dal rettangolo di gioco, si è tranquilli, amici come prima, senza dubbi. Infatti poi ci sono state scuse, ma ti ripeto, proprio a livello amicale. Quindi l'approccio che sicuramente andremo ad avere contro la Planet è proprio quello di entrare in campo determinati per vincere questa partita e di non lasciare nulla al caso, e soprattutto con l'atteggiamento di dire: voglio giocare a calcio, non sono venuto qui per bere il Powered o prendermi il caffè. Sono venuto per giocare a calcio, poi puoi anche perdere, puoi pareggiare, e se ti va bene vinci. Ma con loro sarà una bella, guarda, forse è la partita dove metterei più impegno. Dice: ma qual è nemmeno con l'Inter che abbiamo perso 4-1, ma con loro, anche perché ci sono amici, quindi da stimolo, uno stimolo da stimolo, ma perché comunque è una bella squadra, li vedo molto, molto affiatati, quindi sai, perdere con loro ci sta. E chissà se sarà anche la parte in cui torni al gol. Speriamo. Te lo auguriamo, dai. Un appello agli amichetti miei: passatemi più la palla. Benissimo. Ecco, noi siamo molto vicini al senso di sport, allo spirito che comunque accomuna qualsiasi squadra, ovvero l'aggregazione, e se possiamo anche dare un significato a quello che facciamo, ancora meglio. Sappiamo fin dalle prime puntate che Liga Acte è vicina a un'iniziativa molto importante, alla guerra contro il femminicidio, e sappiamo che tu in primis ti sei messo a disposizione per una nuova iniziativa per quanto riguarda un torneo femminile. Ci vuoi raccontare di questa nuova iniziativa, appunto? Sì, adesso hai detto bene. Io, insieme ai titolari comunque di Liga Attea, chi rappresenta Liga Attea, e
insieme a Carmelo, che è il proprietario della struttura, abbiamo pensato di organizzare un torneo femminile. Quindi sicuramente faremo quattro squadre composte da, ovviamente, calcio a 5, quindi faremo 5 elementi per squadra, faremo un quadrangolare e sarà una manifestazione proprio come tu contro la violenza sulle donne. Hai visto quello che sta succedendo in questi giorni, purtroppo? Purtroppo sì. Ed è veramente un cancro per la nostra società, che io penso che nel 2014 dovrebbe essere una società civile, una società diciamo pulita. Purtroppo ancora ci sono delle, io chiamo, delle forme di ignoranza che distruggono la nostra società e la nostra civiltà. Quindi insieme a Ligattea, che dal primo momento, sapendo ovviamente loro che io faccio l'attore e sono impegnato come attore contro la violenza sulle donne, hanno sposato subito questo progetto. Ovviamente ci sarà una risonanza mediatica, quindi con i giornali, con i telegiornali, non ti dico nazionali perché ancora siamo una piccola realtà, però ci arriveremo. È un inizio. Lo svolgeremo qui. Sicuramente ci sarà anche una squadra femminile che rappresenterà proprio Ligattea, e speriamo di dare ovviamente un contributo alle associazioni, quindi con i fondi che riusciamo a recuperare, li devolveremo in beneficenza. Scusate, di dare in beneficenza a queste associazioni che lottano proprio contro il femminicidio. Dici, a cosa servono questi soldi? Non se li mangiano loro. Quando c'è un problema con una donna vittima di violenza, qualsiasi tipo di violenza, attenzione, che poi sia lo stupro, che sia le percosse, che siano anche violenze mentali e verbali. Quindi quando tu scappi da una situazione di violenza, magari il primo, quando vai a rivolgere una situazione del genere, tu hai i primi interventi, che sono magari ti offrono un alloggio, certo, ti offrono comunque anche del vestiario, perché molte volte tu scappi, non potendo andare magari da parenti, perché magari sei fuori. C'è imbarazzo. Ecco, quindi magari anche con i vestiti, magari con un anticipo. Anche assistenza medica ma anche all'avvocato, perché sì, poi legale. Perfetto, sì, infatti queste associazioni la maggior parte delle volte sono formate da avvocati, da psicoterapeuti, insomma da un'equipe, da uno staff di persone che aiutano, cioè comunque danno il loro supporto a sostegno di queste donne vittime di violenza. Quindi quello che noi riusciremo a recuperare tra sponsor, iscrizione e quant'altro verrà devoluto a queste associazioni, che analizzeremo e valuteremo ovviamente con molta attenzione. Veramente bella questa iniziativa, i miei complimenti, chissà che anche io riuscirò a partecipare a una di queste squadre, mettendomi in prima linea con te. Speriamo bene. Bene, per quanto riguarda le prossime partite, io ti faccio come sempre i miei migliori auguri, a te e a tutta la squadra, speriamo di vedervi a questa famosa finale che ormai si avvicina sempre più, ve lo auguro di cuore. Grazie mille di essere stato con noi. Andiamo a vedere invece le partite della prossima giornata, la quarta. Avremo Regal Butiana S Informatica, Aquileia Trattoria Achille, da Danilo SOS PC, Officina 365 BS Gioielli, Il Bona Blue River, Politec Piscine Eurobet & Core, Acireale Rosalpe Viaggi, Inter Star Betting 365, Gli Intoccabili I Poeti, Karma Manera Parrucchieri, 40 Gradi Team 4, PSG Perfect. Allora, io ne approfitto per salutare il nostro Marco, grazie mille di essere stato qui con noi. Grazie a te Alessia. Grazie al nostro ospite Fabio, sempre gentile, e grazie per la tua presenza. Io saluto tutti, vi ricordo come di consueto il nostro sito www.ligactea.com, dove troverete tutti i nostri aggiornamenti e i risultati. Grazie mille di essere stati con noi, ci vediamo alla prossima.